Amici, oggi andiamo ad aprire 10 buste misteriose pagate 1 euro dell'edicola. Vediamo insieme che sorpresine troviamo all'interno, ma prima sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Sweets ed oggi sono tornata con un nuovissimo video di bustine misteriose da un euro. Se qui le ho comprate in edicola, un po' scrause, alcune penso un paio anche originali. Prima di cominciare questo video, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché tutti i giorni sul mio canale Yolanda Sweets ci sono nuovissimi video alle 14.30 e anche alle ore 18. Mi raccomando, seguitemi anche sul mio sito che si chiama www.yolandaswitz.it, dove potete trovare gli slime che creo io e anche i kit per realizzare i vostri slime. Vi dico anche che potete venirmi a vedere al Comic Con di Napoli, perché sarò lì dal 25 al 28 aprile se volete incontrarmi. Benissimo, direi adesso di cominciare ad aprire queste bustine. Iniziamo, abbiamo due bustine dei Pokémon, Stitch, Brawl Stars, Stumble Guys, Mario, le principesse, chi più ne ha più ne metta. Come vi ho accennato prima, comunque sono bustine fake. E vediamo un pochettino, la bustina in questione è questa. E da un lato, ok, Pokémon, c'è Ash, c'è Pikachu, ma da quest'altro lato c'è il drago di Dragon Trainer. Vediamo che Pokémon troviamo. L'altra volta mi avete detto voi, perché io non sono molto pratica con i nomi dei Pokémon. Vediamo un po'. Oh, ovviamente, Pokémonino, ne abbiamo trovato uno e voi mi direte nei commenti che Pokémon è. Eccolo qui, ragazzi, abbiamo trovato questo Pokémon qui, e in più abbiamo trovato le card che mi avete detto ovviamente che sono fake, ci mancherebbe altro. Oh, ma c'è un bassotto! Esiste davvero! Dust Boon! No! Un Pokémon bassotto, veramente, ragazzi, esiste? Ci sono rimasta, vi giuro. Allora, poi abbiamo questa bustina qui, dai, questa è originale. Io ho pagato 1 euro, ma in realtà costava 4,50 euro, alla faccia! Questa XXL Strizzy Super Slow Rising, quindi sono degli squishy. Tutti quelli che possiamo trovare sono questi. Vediamo un pochino che abbiamo trovato. Un koala, topolino tip, vabbè, topo tip, ovviamente è una topolina, va bene. Eccola qua, quanto è carina, Super Slow Rising. Vediamo se è reale. Sì, abbastanza. Guardate già, guardate già qua come si sta rovinando. Vabbè, vabbè, comunque molto carino, 1 euro ci sta. 4,50 euro, un po', un po', no. Apriamo adesso questa, il Mario 3D World. Già l'altra volta l'abbiamo aperta e abbiamo trovato Peach versione gattino, proprio di 3D World. Spero di trovare qualcuno di diverso, ovviamente, rispetto a quella dell'altra volta. Apriamo e vai! Abbiamo trovato Todd! Quanto è carino! Versione gatto. Sì, questo è gatto, non è una volpe, è un gatto, perché 3D World è un gattino. Todd versione gatto, tutto azzurro. L'altra volta l'ho dato a Daniele e penso che gli darò anche questo. E poi abbiamo trovato le card. Abbiamo due Donkey Kong e abbiamo Luigi. Apriamo adesso un'altra originale, perché io qua ho in realtà altre due cose originali al di fuori di quegli squishy. Abbiamo Brawl Stars ed Hello Kitty. Apriamo questo portachiavi di Brawl Stars che costava 4 euro, io l'ho pagata 1. Questo qua l'ho comprato perché è venuto anche Daniele con me e Daniele gioca a Brawl Stars, è super fan, lui, personaggi, va bene? E quindi l'ho comprato, così quello che esce glielo do. Abbiamo tutti quelli da collezionare, sono questi. Voi giocate a Brawl Stars? Fatemelo sapere nei commenti. Vediamo un pochettino. Oh, ah, ma sono in 3D. Ma dai, che cute. Io ovviamente i nomi non li conosco, Daniele sicuramente me lo saprà dire. Abbiamo anche la checklist qui con tutti i personaggi, anche quelli rari che ovviamente io non ho trovato. Ed è questa qui. Abbiamo trovato questo personaggio qui, che sicuramente anche voi, se ci giocate, mi sapete dire il nome. Adesso apriamo, vediamo questo. Sono curiosissima, ragazzi, perché è gigantesco. E questa è una bustina delle principesse. Delle principesse Disney. Attenzione, amici. Principesse che questa versione a me piace tantissimo perché è molto kawaii e chibi.
Ora chi lo sa? Incrociamo le dita. 3, 2, 1. Chi abbiamo trovato? Oh, però! Ma stiamo scherzando! Stai scherzando? No, oh, vabbè, non ci posso... No, ma io me ne devo andare a prendere altre di queste. Stiamo scherzando. Allora, ragazzi, abbiamo trovato Mulan. Guardate quanto è bella! Ragazzi, per essere fake e per averla pagato un euro, è top! La manifattura proprio, il dipinto, la tipologia di... Cioè, raga, è fatta benissimo! Guardate qua! Guardate quanto è bella! Poi anche il suo piedistallo! Con su scritto Mulan! Stiamo scherzando! È bellissima! Poi ci sono anche le card. Guardate le principesse su quanto sono carine. E noi abbiamo trovato proprio lei, Mulan. Devo subito, subito correre a comprare altre bustine di queste perché sono bellissime. Adoro. Apriamo adesso. Oh, questo è un altro. Spero, mamma mia, prego tutto di trovare Goku. Perché Daniele voleva un pupazzetto di Goku. Spero vivamente di trovarlo. Ho comprato questa bustina, sempre un euro, di Dragon Ball Super. Fan di Dragon Ball da quando avevo 10 anni. 3, 2, 1. Vediamo un pochettino se lo abbiamo trovato. No. Oh sì. Sì, penso di sì. Anche se, attenzione, allora. Io ovviamente... rimasta alla Dragon Ball normale, poi Dragon Ball GT, poi il resto, raga... Purtroppo tabula rasa, lo sapete, ve l'ho detto già l'altra volta. Ora, ditemi voi se lui è Goku, qualche trasformazione, qualche parente, perché sembra Goku. Però purtroppo, vi dirò, sono un po' ignorantina in materia. Ditemelo voi, adesso chi è. E c'è anche la card con Vegeta. Oh, raga, però sta card è bella, è pure olografica, cavoletti di Bruxelles. Vi posso dire, molto molto carina. Comunque lo do a Daniele perché è davvero bello. Devo dirvi la verità, molto molto bello, sono soddisfattissima. Apriamo adesso, prima di aprire questi altri, questo che è diverso, non è una bustina, ma è un peluscino di Hello Kitty. Abbiamo uno squishy peluche. E penso di aver trovato Hello Kitty Koala, perché in realtà si potevano vedere, quindi si potevano scegliere i vari peluscetti. Molto molto bello, anche perché è veramente squishy. Perché è slow rising. Abbiamo questa Hello Kitty qua travestita da koala. All'interno della scatolina abbiamo trovato, oltre che la checklist, anche un adesivo di Hello Kitty koala. Comunque posso dire, queste bustine sono veramente belle, ragazzi. Non me lo aspettavo minimamente. Adesso, prima di aprire le ultime due, apriamo questa Stumble Guys. Che io l'ho sentito nominare tantissime volte. Daniele ci vuole giocare, però non inizia mai. Voi cosa dite? Bello come gioco? Fatemelo sapere nei commenti. Vediamo quale abbiamo trovato. Io purtroppo i nomi non li conosco, quindi se magari me li dite voi, io sarei grata. Abbiamo trovato questo qui. Oh, ma quanto è grande! Wow! Abbiamo trovato questo pupazzo qui di Stumble Guys. A me sembra una volpe. È una volpe? Però non so se ha un nome, questo pupazzetto qui. E abbiamo queste anche card. Dai, ma sono carine pure le card, ragazzi, guardate. Stumble Guys. Belline, proprio proprio carine. Adesso l'ultima sarà Stitch, lo sapete, l'ho conservata alla fine. Me ne pento tantissimo di non aver preso un altro delle principesse, cavoletti di Bruxelles, perché è spaziale. Apriamo Pokémon. Mi spero sempre di trovare Pikachu. La speranza è l'ultima, ragazzi, lo sapete. No, vabbò, non ci posso credere. Che sfiga! No, ne abbiamo trovato un altro uguale. Ultima, quella di Stitch. Io i pupazzetti li conservo sempre tutti. Quindi quelli dell'altra volta li ho conservati. Abbiamo Lilo e Stitch 3. Che so che esiste, ragazzi. Quindi la bustina è bellissima. Cioè, è davvero bella. Vediamo un po' chi abbiamo trovato anche questa volta. Questo è bellissimo, cavoletti di Bruxelles! Abbiamo trovato Stitch che balla la hula! Bellissimo, con il suo vestito hawaiano, con la coroncina di fiori. Molto, molto bello, ragazzi. E anche le card sono queste, che diciamo è raffigurato su Stitch, o tutti gli Stitch che possiamo trovare. Allora, amici, questa apertura soddisfacentissima, la mia preferita, le principesse.
Cioè, ma sembra originale davvero. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao ciao!